rifece dimenticate del Malebone. Adesso ve le faremo vedere. Qua dentro, come vedete, c'era una grotta ricovero, con qua davanti il coso, ma non era una vera e propria grotta ricovero, era una grotta per l'artiglieria che vi era qua vicino. Qua vedete quello che rimane del muro a secco di sostegno della mulattiera dei cannoni, che qui avevano, come possiamo vedere adesso, la sua stupenda e fantastica piazzola. La vedete ancora conservata in un ottimo stato di conservazione. Era un 149 che guardava verso la valle del Chiese. Adesso proseguiamo con la scoperta di queste opere dimenticate. A quota 1363. Adesso andiamo avanti. Qua la nostra strada, vedete, un po' impervia, ma ancora ben curata. E qui troviamo un altro pezzo particolare. Qui davanti, infatti, vi era, vedete, cosa sarà mai stato questo? Questo qua era un altro pezzo dove vi era. Qua sopra è dove vi era un baraccamento, come vedete, qua, che andava a difendere la nostra piccola bocca, come ho detto prima, con il cannone da 149. Qui sopra c'erano le trincee, che adesso vi andrò a far vedere. Qua sotto c'era il baraccamento. Qua avete le trincee che servivano a difendere la bocca. Vedete? Qua vedete ancora ultimamente conservate, sparate, e qua si vedeva giù, come vedete, l'abitato di Lodrone. Qua le trincee scendevano, adesso ve le faccio vedere, perché proseguono la discesa, perché qui vi era una bocca. Qua, come vedete, la trincea arrivava qua, qua si fermava. Vedete, qua si vede Ponte Caffaro, si vede Ponte Caffaro, si vede il confine esatto. Qui c'è un appostamento di mitragliatore, esattamente dove eravamo noi. Poi adesso le trincee scendevano e andavano a coprire il passo che divideva Cima Val Caeli all'inizio della nostra cima. Adesso è tutto imboscato, comunque qua sotto sono le altre trincee che scendono. Si vede ancora il muretto che delle trincee esterne. Qua si vede tutta la Valle del Chiese, fino a Storo, vedete là davanti Storo, e qua vedete l'inizio del lago di Idro, con le difese che scendevano da questa parte. Le altre le abbiamo già parlate, questo qua è il forte di Cima dell'Ora, e adesso noi andremo a spiegare altre piccole trincee. Qua sotto di noi vedete che la trincea riprendeva qua, altro appostamento di mitragliatore, trincea qua passava da qua, scende, adesso vi faccio vedere, scende e arriva fino alla bocca, vedete qua? Vedete qua che scendono, vedete che sono ancora ottimamente conservate, e scendono alla difesa del passo. Adesso ve le faccio vedere, qua si vedono, si notano abbastanza bene, alla difesa del passo dove adesso c'è giù i taglialegna. Ok, vedete? Non scendo, comunque qua le vedete, al passo purtroppo adesso, vabbè, per la costruzione della strada, delle casine che ci sono lì, non c'è più l'appostamento blindato in trincea che c'era per il mitragliatore, che serviva a conservare il passo, come quello che c'era a Bocca Certoi, che c'è ancora a Bocca Certoi. Se andiamo a vedere le altre opere qua sopra. E qua troviamo l'altro bellissimo postamento che vedete da 149, ancora ottimamente conservato, il secondo che c'era dei due, il primo ve l'ho fatto vedere prima, dall'altro vedete ancora il muro conservato ottimamente, con la sua stradina che andava a unirsi all'altra opera del 149, che adesso vi farò vedere da sotto, che è molto bello. Vedete qua la strada ottimamente ancora conservata col suo muro di sostegno, e qua siamo dentro nella fantastica piazzola del 149. Qui potevano essere installati anche degli obici, infatti qua non erano installati, però le piazzole erano predisposte, vedete? Qui naturalmente c'era il muro, qua sopra c'era il coperto di legno, e sparavano, direzione che vi ho fatto vedere prima, sopra l'abitato di Storo, zona abitato di Storo, sopra l'abitato di Storo. Queste qui sono state costruite
con la costruzione del forte è stato rafforzato durante il 1918, quando tutte queste opere vengono rafforzate per la difesa, per la terza linea difensiva, nonché, guardate, l'invastità di questa opera. Un saluto a tutti e spero anche vi sia piaciuto questo piccolo scorcio delle difese del lago d'Idro. Poco sopra l'avamposto che abbiamo visto prima, qui c'era invece un appostamento, la 75, con la sua trincea che saliva, e adesso vi faremo vedere. Questo è l'appostamento 65, che era posizionato sopra ai 249 che abbiamo fatto vedere prima. Qui quello che resta delle trincee sopra la 75 che abbiamo fatto arriva fino qua, poi qui sono state coperte perché sicuramente c'era qua una casina e giustamente col tempo sono state interrotte. Subito sopra e in prossimità nella bellissima casina, qua riprendono le altre trincee, vedete, che servivano sempre per sbarrare l'ingresso. Qui bisogna sempre calcolare che le piante non c'erano e si vedeva l'inizio della Valle del Chiese. Altre bellissime trincee, guardate, e qua finivano, adesso qui hanno fatto un tavolino, ma qua c'era un'altra piazzola che prendeva d'infilata il nemico da questa parte, esattamente qua, che passava vicino sopra il monte.